Grande protagonista di GPEX 2017, il nostro chef Marco Sacco del Piccolo Lago di Mergozzo. Uno show cooking davvero interessante, tantissimi consigli Marco, dove tu non hai risparmiato niente di quello che è la tua cucina. Penso, sono partito con mio padre che ero ragazzino, per cui ho fatto tutti i percorsi, tutte le basi, tutte le mode, tutto quello che è. E dopo 40 anni di cucina penso di aver imparato qualche cosa, ma ritengo che oggi il mio dovere sia anche quello di trasmettere poi il mio sapere, il mio messaggio alle nuove generazioni. La formazione è fondamentale. Io penso che aziende come Global devono lanciare il loro messaggio di azienda proprio, e per cui sviluppare fiere come questo è fondamentale per tutti i miei colleghi che cercano appunto prodotti particolari o comunque cercano un'azienda in grado di supportarli poi nella cucina di tutti i giorni, perché la cucina è faticosa. Se hai aziende serie dietro diventa anche più facile farlo. Io ti racconto un aneddoto. Sono andato la prima volta quando era ancora una pescheria mio padre mi ha portato alla Global, e lì erano ancora piccole barchette di pescatori e l'azienda doveva ancora svilupparsi. Stiamo parlando di 30 anni fa, ero un ragazzino. Il primo pesce di lago me l'ha fatto vedere Global Pesca, e da lì siamo andati poi probabilmente insieme, siamo arrivati a quello che siamo oggi. 40 anni di cucina, 10 anni 2 stelle Michelin, che cosa vedi tu nel futuro? Io penso che la cucina del futuro deve essere divertimento allo stato puro. Il cliente che viene al Piccolo Lago gli devo far vivere un'esperienza di 2 o 3 ore che vada oltre al piatto stesso, che viva l'esperienza di un territorio, che veda il mondo dell'acqua dolce, che gli elementi della natura che mi circondano entrino dentro all'interno della tavola dove è seduto, gli occhi spazzino fuori e il prodotto si trasforma in piatto. Ecco, questo secondo me è fondamentale, è importante per la cucina del domani. Ecco, se poi calcoliamo che quest'anno sono i 10 anni del Piccolo Lago, 2 stelle Michelin, ho pensato di dedicare un menù particolare, cioè 10 piatti in 10 anni, la storia del 2 stelle Michelin del Piccolo Lago del Marco Sacco.